1465 Firenze è una delle città più ricche e moderne d'Italia. L'economia è sostenuta da un ricco ceto mercantile che commercia in tutta Europa e da potenti famiglie di banchieri. Tra queste spicca quella dei Medici, che dagli anni 30 è riuscita, grazie all'abile Cosimo de' Medici, a ottenere il controllo politico della Repubblica Fiorentina. A partire dal 1469 il potere passa al nipote Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico. Sotto il suo dominio la città vive un'intensa e raffinatissima stagione culturale. Lorenzo frequenta i più famosi letterati e studiosi del suo tempo, si diletta di poesia e promuove l'arte che interpreta anche come strumento per esaltare il prestigio di Firenze in tutta Italia. Tra i pittori attivi nelle ben 40 botteghe cittadine ci sono artisti come Antonio Pollaiolo, creatore di opere dominate da un senso irrefrenabile di movimento, e Andrea del Verrocchio, l'eclettico maestro di Leonardo. Sulla scia della diffusione degli ideali neoplatonici diventa centrale la ricerca dell'armonia e della bellezza. Mentre Leonardo è attratto soprattutto dallo studio e dalla sperimentazione, l'interprete per eccellenza di questa stagione culturale è Sandro Botticelli, compagno di Leonardo nella bottega del Verrocchio. La sua primavera rappresenta, con il suo ritmo elegante e lineare, un ideale paradiso neoplatonico, dominato dall'amore e dall'armonia universale. Questo periodo di pace e prosperità è però effimero. Con la morte di Lorenzo, nel 1492, lo stesso anno della scoperta dell'America, si chiude un'epoca. In poco tempo la famiglia...